Buonasera. Questa sera ho intenzione di preparare una ricettina alternativa. Prepariamo dell'avena risottata con la pera e le noci. Facciamo un qualcosino di autunnale, ma anche di diverso. Abbiamo qui la nostra avena, l'abbiamo già cotta. Allora, l'avena vi faccio vedere com'è. Eccola qua. Buonasera. Buonasera a tutti, ben trovati. Sto preparando dell'avena risottata con parmigiano e pere. Ecco qua, questa è l'avena. Va sciacquata e leggermente tostata, ho fatto danno. Ciao Albert, la tostiamo, prima la sciacquiamo, poi la tostiamo leggermente in padella, dopodiché la faremo bollire per circa 3 quarti d'ora con dell'acqua salata. Il risultato? Ciao Cesare, ciao Bilal, sto bene, grazie. Questo è il risultato, è la nostra avena, che adesso andremo a risottare con le pere e il parmigiano. Quindi abbiamo qua già pulito una bella pera e abbiamo bisogno di una bella padella, eccola qua, bollenti e del burro. Quindi andremo ad accendere il nostro fornello, ecco qui. Mettiamo il nostro burro, lo facciamo sciogliere, ne lasciamo una parte per dopo, facciamo sciogliere il burro, ci mettiamo anche, la profumiamo con della noce moscata. Invece moscata, intanto che il burro scioglie e si dora un po'. Grazie Cesare, sei gentilissimo. Andremo a tagliare la nostra pera, poi qualche fettina per la decorazione. Ecco qua, la mettiamo nel microonde. E la facciamo andare qualche minuto. Ok? Questa qua la mettiamo qualche minuto. Ciao Violetta! Grazie, sei gentilissima. Cerco di fare ricette diverse, con un po' di fantasia, anche un pochino alternative. Allora, mettiamo questa in microonde per qualche minuto. Eh sì, mi fa proprio freddo. Fa abbastanza, c'è una bella tramontana qui a Roma. Ciao da Roma, Gio, grazie. Ok, il nostro burro è diventato nocciola. Facciamo a pezzettini la nostra pera. Chiaramente io sto preparando una porzione per me. La facciamo a pezzettini. Eccola qua. Abbiamo fatto la pera a pezzettini, la mettiamo nel nostro burro e la saltiamo un pochino, semplicemente. Mettiamo anche un pochino di sale. Ecco fatto.
La nostra birra è già pronta. Ciao Gio. Ecco. Benissimo. Vedete? È già pronta. Quindi andremo a mettere la nostra avena, che abbiamo cotta in acqua salata, poi continueremo anche a fine cottura se ha bisogno di altro sale, considerato che ci dovremo mettere del formaggio che già sa del suo. Poi io ho scelto del parmigiano, ma ci sta benissimo anche del pecorino. Quindi o parmigiano o pecorino, o un formaggio che mette da lattuga, quello che preferite. Bene. Facciamo andare un pochino, prendiamo, eccolo qua, vedete? Questi sono cotti, ci serviranno poi per la decorazione, per la presentazione del piatto. In questo modo non si ossida. Facciamo insaporire qua, non deve cuocere molto perché, come abbiamo detto, abbiamo già cotto la nostra avena. Ecco qua, ok. Bene, vi anticipo che mercoledì alle ore 19 faremo un altro piatto. Preparerò dei ravioli con baccalà e ceci, e vedremo che ricettina faremo, ok? Quindi il nostro prossimo appuntamento è per il mercoledì prossimo, 21 di questa settimana, e faremo i ravioli con baccalà e ceci, che può essere anche un'idea per le prossime festività. Ecco qui, ci siamo. Ancora un pochino, lo facciamo tirare ancora un pochino, poi mantecheremo con il formaggio. Abbiamo qua il nostro piatto, abbiamo qui il piatto. Poi adesso possiamo mettere le nostre noci, un pochino di noci, spezzettarle tranquillamente con le mani. Quindi è un piatto invernale, autunnale, invece di fare un risotto classico abbiamo scelto l'avena, è anche molto profumata, devo dire. Eccola. Siamo. Ecco qui. Mettiamo un pochino di sale. Abbiamo già cotto in acqua salata con il brodo integrale. Però adesso sentiamo la cottura e se ha bisogno di altro sale, considerando che dobbiamo ancora mantecare con il formaggio. Grazie, molto gentile. Quindi controlliamo la cottura e il sale. Il sale è a posto, si sente il saporito e la dolcezza della pera. Bene. Adesso teniamo il fuoco e possiamo mantecare con il parmigiano. Prendiamo il nostro parmigiano, prendiamo un cucchiaio. Formaggio. Mettiamo. Ok. Come si suol dire, come dice il detto, non far sapere al contadino quanto buono il cacio con le pere. E noi ci abbiamo fatto un bel risotto con l'avena.
farina, tra l'altro è molto salutare, è un cereale ricco di fibre e di proteine. Bilal, ecco qua. Bene, il nostro risotto è pronto e possiamo presentare il piatto. Il nostro piatto da riso. Mettiamo qualche griglio di noce. Ci sta molto bene. Adoro la frutta secca, le noci, le mandorle e poi ci fanno bene. Ok, poi abbiamo le nostre fettine di pera, le mettiamo in questo modo. Molto matura, ecco qua, abbiamo messo la pera, qualche scaglietta di parmigiano, diciamo che è un bel piatto ricco, eh? È un piatto unico, alla fine è un bel piatto unico. E poi per chi la gradisce, mettiamo la mostarda. La mostarda è della frutta che viene trattata un pochino piccante. È tipica della nostra Italia settentrionale. Diciamo che gli è un piatto un po' particolare. Bilal, sono già impegnata. Non mi puoi sposare. Ecco qua. Abbiamo messo la mostarda, la pera, le noci, decoriamo il nostro piatto con un po' di colore. Qua. E il nostro piatto è pronto. È chiaramente un piatto un po' particolare perché si incontra la sapidità del formaggio, la dolcezza della pera e la croccantezza della nostra frutta secca e il piccante della mostarda, per cui è un bel piattino invernale per queste giornate fredde. Bene, anche questa sera abbiamo terminato, abbiamo fatto una ricetta. Sì, Bidal, sono impegnata, non ti posso sposare. Bene, allora, anche questa sera abbiamo terminato, abbiamo fatto una ricettina nuova, particolare, però sicuramente che ci scalda il cuore. Bene, quindi vi do un bacio, un abbraccio e vi rinnovo il nostro appuntamento, è per mercoledì alle ore 19. E prepareremo questi nuovi ravioli. Ok? Bene. Un bacio, un abbraccio e buona serata a tutti. Ciao.